Ok Emanuele, siamo riusciti a conquistarla questa medaglia d'argento. Raccontami come abbiamo fatto. Sì, praticamente è stata una bella gara anche perché siamo una squadra abbastanza forte, anzi senza abbastanza, possiamo dire forte. Avendo conquistato questa medaglia d'argento possiamo dire di essere soddisfatti e siamo contenti. Però ho saputo che anche te, avendo fatto la seconda prova, sei stato forte, sei riuscito a restare tra i primi. No, guarda, è un'emozione indescrivibile. Ho dato tutto me stesso e alla fine siamo quasi riusciti a conquistare quella d'oro, ma per poco. Prima staffettista era la nostra donna mountain bike, Chiara Teocchi, poi sono partito io, Federico Mandelli, e poi ho dato il cambio a te, Manuel Todaro, e infine ha gareggiato Sofia Beggini. Quindi facciamo un grandissimo complimento anche alle ragazze perché anche loro sono state formidabili e ci tenevamo tutte e due, immagino, a salutarle e le ringraziamo. Dimmi te, come hai iniziato a fare la tua carriera da ciclismo? Ma io ho iniziato 12 anni fa da G1 e praticamente quando ho potuto incominciare a fare la stagione invernale, ho cominciato con la stagione invernale. Posso dire che il ciclismo ormai è diventata la mia vita e sono contento. Te come hai cominciato a farlo? Io è da una vita che pedalo, fino a quando 2 anni e mezzo ho tolto le rotelle, sempre in bici. Le prime gare le ho iniziate a 7 anni, però le prime gare a livello agonistico diciamo dai 12 anni. Ho avuto diversi risultati importanti dalla stagione junior e fino adesso questa è stata la ciliegina sulla torta, venire qua e prendere questa medaglia d'argento. Dimmi, questo sport per me è bellissimo, perché secondo te è da consigliare ai ragazzi? Ma innanzitutto perché è uno sport che ti fa conoscere altre persone, ti unisce molto anche con persone al di fuori dell'Italia, della propria nazione, ed è bello, si è sempre assieme, si è sempre uniti, ci si dà sempre una mano tra amici ed è fantastico. Te Verissimo, verissimo. cosa ne Sì, pensi? è giustissimo quello che hai detto, la penso esattamente come te. E per me ormai è la mia vita, diciamo, non potrei vivere senza il ciclismo, ecco. Ciao Billo! Ciao ragazzi, allora neanche il tempo di festeggiare queste bellissime imprese, queste bellissime medaglie. Purtroppo ci arriva la notizia dall'Italia della mancanza del nostro grandissimo Super CT, l'immenso Alfredo Martini. Noi tutti quanti della Federazione Ciclistica Italiana e anche con tutta la delegazione qui del CONI. Diamo un cordoglio immenso alla famiglia e a tutti quanti, siamo molto un po' tristi per la mancanza di questo grandissimo, diciamo, unico, un nobile, già come atleta, come commissario tecnico e come un grande saggio, il saggio dei saggi. Quindi ci manchi tanto Alfredo, spero che un giorno arriveremo anche noi a tutto ciò quello che hai fatto te. Grazie. Ciao Alfredo.